Storia dell'arte. Una materia dalle mille sfaccettature, ma con un difetto. Senza le immagini non si può studiare. Ed è per ovviare a questo problema, in un'epoca di libri quasi senza illustrazioni, che il professor Nastasi ha ideato le sue lezioni digitali, fatte apposta per insegnare ai ragazzi la materia nel modo migliore possibile. Ma la loro diffusione, agli inizi, è lenta e difficile. E così, nel 2009, nasce il sito Viva Storia dell'Arte, concepito da uno studente per far sì che il materiale didattico fosse fruibile non solo agli alunni, ma a tutto il mondo di internet. Il sito, poi, si espande negli anni, configurandosi come una piattaforma interamente gestita da studenti dove gli alunni possono pubblicare articoli su moltissimi argomenti. Ogni anno i più anziani istruiscono le nuove leve sulla gestione del sito, formando i webmaster, e sulla stesura di articoli, garantendo continuità alla redazione. Ed è proprio da questo progetto che nel 2017 due studenti partono per una nuova avventura. Armati di tanta voglia di fare e di una scassatissima macchina fotografica, danno vita a Viva Savona in Arte, progetto finalizzato alla realizzazione di documentari sulle bellezze, quasi sempre dimenticate, del patrimonio artistico-culturale di Savona, da caricare sull'omonimo canale di YouTube. Nel giro di poco tempo, il gruppo si allarga, iniziando collaborazioni con vari enti e associazioni e ottenendo il patrocinio del comune. Nel 2017 nasce anche un altro progetto, Liceo per Tutti. Esso rappresenta un'innovativa esperienza di ricerca, dove docenti di diverse discipline concorrono in modo coordinato alla divulgazione didattica su un argomento comune, focalizzandosi ognuno sul proprio campo di competenze. Inoltre, la scuola si apre all'intera cittadinanza, dando così un contributo all'offerta culturale savonese. Quest'anno il tema sarà tra terra e cielo.